Ragazze, come va? Bene, bene, bene. Salutate il mondo! Ciao mondo! Ciao! Ecco che siamo qui al bivio, che saliremo poi per Corleone. Ecco il lago, lago di Piana. Uno spettacolo decisamente fantastico. Quinto giorno del cammino sulla Magna Via Francigena. Con calma da Castronovo di Sicilia ci siamo spostati verso Cammarata e abbiamo raggiunto già più di metà percorso del cammino. Durante il tragitto abbiamo visto dei posti meravigliosi, campi pieni di grano, grotte. Durante il cammino però ci siamo fermati a San Pietro. Lì abbiamo trovato il Club 59 con Don Angelo, che ha fatto messa. È stato un momento di forte emozione per tutti quanti, un momento di ritrovo, un momento dove il cuore è veramente scalpitato. Ma non solo, abbiamo anche condiviso il pranzo, abbiamo arrostuto, come si suol dire, ed è stato veramente un momento di condivisione felice e gioiosa, e credo che questo momento ce lo porteremo tutti nel nostro cuore. Il cammino sulla Magna Via Francigena continua. Oggi siamo al settimo giorno. Abbiamo lasciato Sutera e ci stiamo dirigendo verso Grotte. Passando abbiamo attraversato Campofranco, dove il sindaco ci ha accolto, e devo dire che in ogni tappa le amministrazioni, i gruppi di accoglienza ci hanno accolto in una maniera incredibile. Questo è un cammino di sensibilizzazione sul mancato riconoscimento della fibromialgia. Ci stiamo mettendo la faccia, ci stiamo mettendo la fatica, però con grande orgoglio. Il gruppo dei camminatori è un gruppo fantastico, dividiamo insieme tutto, risate, emozioni, pianti, stanchezza, ma provando delle emozioni, guardando quello che ci circonda, emozioni immense, bellissime, che credo che per tutta la vita resteranno dentro il nostro cuore. Questo è il nostro cammino, con orgoglio lo portiamo avanti.